Ben trovati, cari figlioli. Dunque, cominciamo a innervosirci con Curse of the Dead Gods, e in particolare, un secondo solamente, ok? E in particolare con il Tempio del Serpente, che sta andando a non poche difficoltà, più o meno, ma macinato una decina di volte, se non qualcosina di più. Ciao Jack. E logicamente la parte difficile, la parte diciamo normale, l'ho già fatto una volta. Ora stavo provando l'esplorazione difficile, dove sono già morto 9 volte, pensavo di più. Allora Jack, che si dice? Audio tutto bene? Volumi tutto bene? Già che ci sei, ti faccio fare un po' da cavia. Allora io comincerei da qua, perché nel caso non trovo proprio niente, vado verso l'arma. Perché mi sono accorto che quando vai verso le armi trovi tutte le armi del mondo, ma quando invece non prevedi, perché dai per scontato di trovare un'armetta, non prevedi di andare verso le stanze delle armi, non trovi mai niente. Più di una volta sono arrivato al primo boss ancora con le armi di default. Ed è sinonimo di lasciarci le pelle. E fin qui tutto bene. Le prime tre. Questa è una bello, andiamo di qua. Costanza. Strana questa birra, non l'ho mai presa. Scudino. Abbastanza di default. Però è bello lo scudo perché spinge. Critici e nemici incendiati. Abbastanza inutile. Allora. Offerta d'oro, 65 euro, ad essere qua una maledizione. Abbastanza inutile tutte quante. Vediamo un dono, va. Bella questa. Questa. Offriamo il sangue. Vale la pena, perché questa qua la teniamo fino all'ultimo. A me piace moltissimo, specialmente in questa qui del serpente. Allora, con armi come siamo messi? Facciamo ancora una stanza, dai. Mi piace moltissimo il critico. Patto di Dio. La togliamo poi. Può essere gestibile. Tutto bene, grazie Jack. Vedi che alla fine giochi più a questo che a Hades? Sì, beh, ma io te l'ho detto senza vergognarmi che Hades è un gioco che mi piace molto, però Curse mi piace di più. Non, certamente è inutile nascondersi, cioè è inutile dire che non è così. Mi piace di più. Ah, questo è un time, questo. Allora, è un casino, perché qua se si sbaglia si rischia di fare dei danni. Non c'è altro.
Vedi che non si trova mai la minchia quando non si prevedono le armi. Un po' FIFA piuttosto, dico, cosa ti fa il FIFA? Ma guarda, io sinceramente con FIFA devo essere molto 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 ispirato. E poi sinceramente avevo voglia di giocarmi un po' a questo, quindi eccola qua, minchia che culo, questa è veramente una botta di... proprio lei cercavo, proprio lei, spettacolo, proprio lei, questa qua me la porto fino alla fine. Bene, finora siamo stati abbastanza fortunati, anzi, del tutto molto fortunati. Allora, quasi quasi vado di qua, sperando che sia qualcosa di oro, e me la potenzio già. FIFA, sì, mi diverte, però devo essere ispirato. Adesso, oggi proprio non ce l'avevo voglia, avevo voglia di rilassarmi un po' con il corso. Seminato, perché stiamo giocando di merda e buttare via una run così sarebbe un peccato. Sì, proprio male. Ho sbagliato. Volevo sacrificarla, vabbè. Butta con 27 spettatori ormai su Animal Crossing. Ma Animal Crossing piace. Non è affatto un mistero. Purtroppo c'è una... no, purtroppo. Semplicemente c'è una fanbase esagerata per i giochi Nintendo, tutti i giochi Nintendo, quindi non faccio fatica a... cioè non mi stupisce affatto il fatto che Butta faccia quei nomi, poi Butta è molto bravo. 3% come si passa la porta, 100% danno subito in oro, bella qui, bella anche questa, peccato che siamo misci. Però con queste diventiamo super ricchi. Facciamo un investimento. Minchia, 70. Ma sì, crepi l'avarizia. Nei momenti calmi ti si sente, nella bolgia, addio. Alziamo un pochino il volume. Riproviamo.
Sono troppo povero, non riesco a farla per adesso. Sono troppo povero, non riesco a potenziarla. Più avanti ce ne sono due di fila. Sì, dai, fai già più avanti. Tu quel nuovo aggiornamento hai già provato a Curse? Caro Simon, no, questo non lo sopporto. Cioè, questo è veramente fastidioso. Per fortuna che abbiamo la torcia ancora. Se no, è veramente fastidiosa questa qua. Stavo leggendo la chat. Farmare un po' di punti. Sì. Farmare un po' di HP. Allora, devo ammettere non ancora. Guarda, sono sicuro che ti torna la scimmia se provi, perché è proprio... vabbè, sempre lui. E poi il tempio del serpente non è bello come quello del giaguaro, secondo me, però è una cosa nuova da imparare. Di merda, ed è un peccato. Recuperi 5% di salute per fare il portoro. Può essere utile, perché comunque poi ci sarà tanto da offrire. Prendiamola per adesso, dai. Sto giocando molto male ed è un peccato. Il rischio di perdere il primo boss. Ora riesco a farmare un po' di HP adesso. Niente, ma che infamata. Queste stanze inutili proprio non le capisco. Di qua si va dall'altra parte. Di qua. Sfiga però. Che ingiustizia. Qua non c'è niente. Si va di qua. Ah.
casino. 608 HP. Sono molto indeciso. Mi piacerebbe prenderle entrambi, ma vado veramente troppo oltre con le. Tanto passo comunque da una parte. Ma sì, dai. Rischio di. Dovrò essere molto bravo. Perché rischio di farmi uccidere. 750 HP sono veramente poco. Primo boss 3. Allora, maledizione sconosciuta finché questo vabbè, questo me ne batto la nicchia. Primo boss 3 maledizioni. Bravo, l'avevi piatti, Simo. Io ti tengo compagnia. Benissimo, cominciamo bene. Serpenti su vestiti puliti, dai, beh, già. Allora, la cosa che mi dà più fastidio di queste maledizioni era la prima, mi sembrava. Oddio, cos'era più la prima? Porca troia. Era quella che mi toglieva. Sì, dai, vado a memoria. Perché non mi faceva tornare indietro, però era quella che mi toglieva uno slot. Questo che cos'è? Danni critici di bici incendia. Ah, questa l'avevo dimenticata. Colpi critici quando resistenza è esaurita. Direi di sì. Mi piace molto. Allora, 30% delle offerte di oro in meno e 3 di destrezza. Riciclo. Investiamo su noi stessi. E via. Allora, sicuramente di qui o di qui? Direi di qui. Ma sono troppi attributi. Potremmo fare reliquie, denaro. Oppure tutto attributi, build tutto attributi, dai, vaffanculo. Allora, uscì di brodo campo, vediamo il replay. No, beh, mi era quella, alla fine me la sono ricordata. Però dovrò impegnarmi molto. Per non perdere. Guarda che schifezza di affare, quella lì non la vedi mai. Aspetta, questo qua 5 peso che è perfetto ad ora, ma ce l'ho già. Quasi quasi. Ah no, ce l'ho, ma ce l'ho soltanto quello. Questo qua invece mi fa anche 2 di destrezza. Prendiamola. Vado ad aspettare che si ricarichi, sennò faccio la fine del pollo. Cosa c'è di bello qui? Niente di bello, solo pericoli e 4 soldi. Beh, dobbiamo farmare un po' di HP. Siamo veramente bassi.
Fai, fai. Buono, qua hanno formati quasi 300. Qua non li sopporti. Comunque ogni tanto qualche colpetto ci sta, perché così almeno farmo anche un po' di monete. È una build con potenziale questa qua, eh. Molto potenziale. Guarda qua, molto potenziale. Attributi. Sbagliato. Fatto 2 o 3 errori di fila, però è andata bene. Nico è stato bello, ma vado su Among Us con Babola. Salutamela. E forse dopo so. Va bene. Poi ti vengo a vedere quando finisco. Sì. Formando abbastanza bene anche a livello di monetine, non sta andando male. Andare meglio questa stanza, però. Allora, tolgo 8 di corruzione che non bastano per evitare il passaggio. Però, riciclo. Sono molto indeciso. Ma io posso usare il dono qua, no? Perché potrei fare anche, tanto comunque sono, però sono 40 di corruzione in più, no? Evitiamo e facciamo solamente destrezza. Potenziamento. Ah, che scemo però. Volevo potenziarmi l'arma. Ho sbagliato tutto. Devo farmare denaro. No!
l'ha fatto facile. Ora devo per forza offrire sangue. Però è importantissimo portarmi su quest'arma qua. Arriverò in fondo che sono. Che ho tutte le maledizioni possibili. Avremo tutte le maledizioni, non è un problema. Che bisogna fare? Io lo prendo apposta, Olè. Come siamo? 1470, non so se basteranno. Ah, te che stai lì? Bam! Quello che ti meriti. Non credo basteranno. 3002 costava. Vai. Perlomeno avrò lo scusa perché perdo. Troppa maledizioni però, è un'occasione troppo ghiotta. Allora vada per time, che ora si chiama sfida. Bisogna, per forza. Ok, tanto sappiamo qual è la maledizione. Ci sarà, sarà tosta questa. C'è qualcos'altro? Questa non ci voleva. Questa non ci voleva perché ho preso ulteriore corruzione. Come se non bastasse. Altra sfida che magari farmi un po' più di punti. Tosta la faccenda. Troppe maledizioni. Dicevo io. È uguale solo che ci sono. Come ho fatto a prendere? Ah, perché è giusto, scemo. Ah, questo spara pure. Sarà un'impresa disperata. Davvero disperata. Anche perché questo picchia adesso, eh. Non si scherza mica. Però picchia più. Questa non ci voleva. Questa anche è meglio che non ci voleva, anche neanche questa. Ogni volta è diversa, non riesco a imparare che cazzo fa questo qua.
Ogni volta la fa diversa. Troppe azioni. Ma vaffanculo. Peccato, non era una brutta build. Però, troppe maledizioni, esagerato. Facciamo questo. È un po' scarsa di... Questo, dai. Più lineare, ma più o meno, più completo. È difficile, davvero difficile. Rispetto a quello del giaguaro è... Comincia male l'avventura. Molto male. Nemici infliggono 25 di costruzione. Prendiamocelo. Bello, per essere all'inizio è bello, il problema è che è all'inizio. Fare anch'io quella. Guardavo così la lancia, tantissimo però la uso. Partita di merda che sto facendo. Ma quanto è difficile è stata sta stanza, che è la seconda. Devo trovare un'arma incredibile in questo caso. Ho sbagliato anche tasto. Va bene. Un giretto e via. Maledizione aura, proprio quello che ci vuole. Minchia che partita di me. Proprio
la fortuna della partita precedente. Questo però preferisco quello di ammazza titani. Recuperiamo un po' qualche cattura prima, quello lì, il martello giaguaro è il mio preferito. Volevi sfuggirmi, non ci credo. Che HP buttati via né per niente. A questo punto andiamo dritti per dritti. Ci spaventerà 40. Attacchi che colpiscono tre volte in linea, questa è anche carina, solo che preferisco la mazza titani. Thank you.
uccisi dall'ambiente. Questa potrebbe essere carina, ma no. Questa è bella, vabbè. Ma ce l'ho la mazza titani. Quindi questa? Assolutamente sì. Proprio quella che ci voleva. No, questa non la sopporto, la tolgo subito. Se finisco qua la faccenda. Spacciato. Che sfiga. Spacciato. Allora, 15 danni critici prendiamo sicuramente. Ammazza titani, l'ammazza titani. Recupero quando passo attraverso una porta. Non posso farlo. Ma con questo farei un casino. Peccato non posso prenderlo. Forza, l'unico che posso prendere, già dato che ho conosciuto uno buono. Vada per time, che magari riesco a farmare un po' di punti, però è tosto gente, è una partita nata veramente sfortunata. C'è altre trappole? Ah sì, una c'è, dai. Non l'ho visto. Non ce n'è altre. No, era destinato che finisse così, guarda. Veramente una prova in colore. Fare questo
Direi proprio di sì. Questo ultimo tentativo, direi, senza dubbio, molto concentrato. Fin qui. Cosa è successo? Non ho subito danni. Deve essere scaduto, non me ne sono accorto. Allora non voglio andare troppo in alto, quindi faccio esclusivamente questo, perché c'ho solo per questo. Voglio tenere un pochino più basso sto giro, la corruzione. Potrei dare fiducia e aspettare ancora un turno almeno per le armi. Faccio una reliquia, ma sono senza soldi. Faccio soldi, punto interrogativo e armi. Fin qui. Tutto bene fin qui. Questa stanza. Allora 25, quanto la maledizione viene rimosso, ce la prendiamo, sarà una di quelle da eliminare. Ma qua si crolla.
Sicuramente sì. Oh, zero armi, eh. Zero, neanche una. Pochissime. Cioè, soltanto lo scudo, basta. Si va per di qua, come segno ci insegna la sinistra è sempre meglio. Sopporto, lo riciclerei a prescindere. Sì. Comunque la prima possibilità lo cambierei. Oh merda, meno male appena in tempo. È un peccato perdere i primi HP così. Attacchi dei nemici e ce la prendiamo. Credo di non essere mai arrivato a questo punto con tutte queste stanze perfette. Prima volta. Sarà di costituzione, la prendiamo. Allora, qua si tratta di 31 di abilità e non è affatto male. Non so se è il mio record, ma è molto probabile. Oh, finalmente un po' di armette. Questo già mi piace, ma facciamo ancora un giretto. Dai, schifo. Spendo tutto qua. Non ho parole. Ci prendiamo questa.
Però che schifo. No, non posso prendere questo. Non c'è niente, zero, nulla, tutti i doni nel nulla. Prendiamo questo. Che perlomeno cura. Schivare con la comba a sinistra consente di ripristinare la resistenza, tutta la resistenza. Che schifo. E non ci sono più armi. Quindi tutto oro. Arriverò al primo boss e gli racconterò una barzelletta. Che sfiga. Tutti i doni spesi per niente. Niente, zero, nulla. Incredibile. Incredibile, amici. Sì, ma cioè, mi devi dare qualche armetto perché cioè se no. Zero armi, due mani. Preferisco questa forse, tra tutte e due. Schifo per schifo, tanto vale che mi recupero un po' di HP. Molta sfortuna dal punto di vista armi. Sommato.
profondità. Sì, ma io che gli dico al boss con queste armi di merda? Proverò a stargli un pochino più lontano, magari è una buona tattica. Ovviamente meglio, ce lo prendiamo sicuramente. Possiamo evitarlo. Ho giocato malissimo. Dobbiamo andare verso un'arma sicuramente e reliquie direi. Però ci vuole culo, cioè ci vuole che passi un'arma buona, perché logicamente non ho più doni. Questo può essere positivo anche. Un problema. Ci ho messo per ammazzarne tre. Cioè, se non mi danno un'arma qua sono rovinato. Arriva, non si va più. Vittoria, cioè armi di merda ragazzi,
Che infamia. Cosa c'ho? 10 HP, 104. Perfetti, penso sia record comunque. Le prime 5-6 sono andate benissimo, poi comunque se non trovi armi, se non c'è tutti i doni per niente armi. Veramente si poteva fare tutto, ma oltre a quello. E quindi boh, cari ragazzuoli, cari amici che non ci siete, grazie di aver seguito, per chi ha seguito, e se c'è ancora qualcuno, ci vediamo alla prossima. Ciao!